Salve e benvenuti in questo nuovo video gormitico. Io sono Jack Sunslight, questa è la chat e questo è un unboxing. Oggi faremo l'unboxing di questa scatola gigantesca. Fatemi sapere nella sezione commenti se vi piace l'illuminazione, la posizione della camera e tutto il resto. Sì, ratti, ci spiega per bene il contenuto. Sono andato in un'altra città, ho fatto tipo una trentina, quarantina di chilometri per andarlo a prendere. Ho organizzato tutto in una giornata, però mi sono divertito. Sono andato con gli amici miei. Quando vado a prendere gormiti in un'altra città, chiedo agli amici miei di accompagnarmi. Così ci facciamo anche un giro della città se riusciamo. E niente, non c'è un pacco da aprire, capito? Cioè, è semplicemente fare così. Già intravedete cose. Già intravedete cose. Già avete visto abbastanza cose. Allora, io direi di andare in ordine, stavolta non di data di uscita, ciao, sono Frank, ma di quello che io personalmente trovo più o meno interessante, ok? E la cosa che trovo meno interessante è questo sacchettino qua. Dal colore potete intuire il contenuto all'incirca. Apriamo qua pinzettato. La venditrice mi ha detto che ha rimosso dalla scatola i gormiti rotti. E un po' mi è dispiaciuto perché avere i gormiti rotti un po' mi avrebbe dato una certa soddisfazione, cioè del farci gli edit. Allora, comincerei dagli Energeia. Quindi qui abbiamo un bel Tasarao Energeia, frusta letale, picchiatore Energeia e non è da edicola perché ha uno sotto il piede, non è da magazine, scusate. Florus. Mimeticus, fighissimo Mimeticus, il popolo della foresta, Final Evolution, con Tasarau, il saggio distruttore, Straparami, un altro Straparami, un altro Straparami, un altro Straparami, questo, niente, no, questo qua è normalissimo, abbiamo finito i Straparami, sì, però abbiamo un altro saggio distruttore, poi abbiamo Frusta Letale, Mimeticus. 1 e 2. Picchiatore perché c'è lo spazio per lui. Tocca fare altro io del popolo foresta? No, adesso no, adesso no. L'ultima volta è stato davvero un casino fare il giveaway. Popolo foresta fino a Final Evolution abbiamo fatto. Adesso tocca a Popolo foresta cartoon con Lucas con la frusta sfasciata. Un altro Lucas, questo qua, con la frusta non sfasciata. Troncannone. Questi qua li abbiamo visti recentemente. Porius. Un altro Sporius. Mimeticus. Frusta letale. Poi, vabbè, abbiamo dell'Elemental Fusion. Bubambù. Da edicola. Faunus di Eclissi Suprema. Che ho già, mi pare. E l'unico che mi manca da questo lotto enorme, da questa parte enorme, è questo qua, non mi ricordo nemmeno come si chiama, però so solo che mi manca. Quindi, buona. Di pezzi nuovi, qui ne abbiamo uno solo. E soltanto lui è nuovo. Gli altri, mettiamoli tutti dentro la scatola dei doppioni. Eccola qua. È proprio, letteralmente, non so se vi ricordate, le pubblicità di Miracle Blayer, no? Proprio così. Cerco di non farle rovinare troppo, in realtà. Per quanto ci possa scherzare, sono gormiti e tutti i doppioni li metto qua dentro. Via. E teniamo solo Paunante qui. In alto, sì, Mimante. Questo mi pare fosse uno dei due sacchetti, perché io ci ho già dato un'occhiata. Uno dei due sacchetti più tristi. L'altro sacchetto triste è questo. Ah, cavolo, non li ho contati. Vabbè, metterò un counter nel video semmai. Dopo vi dico il prezzo. Voi contateli e poi dopo vi dico il prezzo. L'altro sacchetto contiene tanto questi tre. Abbiamo Nobile Mantis Final Evolution, Linguacida, che ho già, e Toby Elemental Fusion, che ho già. Bellissimo però. Quindi anche questi. Via! Via nel cestino! Va bene, proseguiamo, proseguiamo. Questo anche è un po' deludente. Però c'è un pezzo che mi manca.
Ed è il popolo della Terra cartoon. Questo sacchetto contiene solo popolo della Terra cartoon. Io vi avviso, io ho comprato il lotto senza nemmeno vedere che gormiti c'erano dentro. Ne ho visto uno, ho fatto... Bene, questo mi manca, me lo compro. Allora, qui abbiamo quindi Nick cartoon. E di lui ne abbiamo altri due. Poi Trematerra cartoon. Ce l'ho già, mi pare. Ce ne abbiamo uno, due, tre e quattro. Poi ci abbiamo Roccia Tauro cartoon. Di lui ce ne abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Siamo a posto. Lanciamassi cartoon. Questo mi pare che ce l'avessi, ma non mi ricordo mai di avercelo perché è relativamente recente. E poi infine Schienacciaio cartoon, che mi pare che questo mi mancasse. Quindi, opla, uno, due, basta. Popolo del Vulcano cartoon. Qui c'è un pezzo che mi manca. Mi dispiace dei lupi del film, ma l'unico che mi manca è Xiron coso. Vi ho mentito, ho detto cartoon, conteneva tutti quelli cartoon. Mi dispiace. Tutti gli altri sono Lavion. No! Vabbè. Lavion. Vabbè. Orrore profondo senza un braccio. Vabbè. E Armageddon. Di Lavion ne abbiamo ben 4. Uno è caduto a terra. Via. E con questo ne abbiamo uno nuovo del... L'Eclissi Suprema. Forse dovevo aprire la lista aggiornata. Forse. Andiamo prima al vulcano della cartoon con 5 bombos. Questi nemmeno li apro. Cioè, li apro e li butto giù. Sono, sì, 5 bombos cartoon. E questi vanno subito. Yeehaw! Abbiamo il popolo dell'aria cartoon. Oh. E abbiamo altre. Una, due, tre Jessica. Poi abbiamo Falco Silente cartoon non dorato, che praticamente è più raro di quello dorato. Dragon cartoon mi piace. Magica Vedetta, vabbè. E finalmente un'aquila solitaria cartoon con le ali intatte. Oh. Oi. Bello. Lui è bello, mi piace parecchio. Con le ali è ancora più maestoso. Me lo metto su un mobile e lo guardo ogni giorno. E va bene. Anche loro. Questo è il penultimo sacchetto della cartoon. Ok? Penultimo. Questi hanno comprato una montagna di gormiti cartoon. Non so perché a un certo punto hanno continuato a comprare i pacchetti, perché avrò quasi fatto una collezione completa con soltanto questi. Vabbè, della cartoon qui abbiamo Toby, classico. Delos, cartoon. Strambo. Lui ce l'abbiamo doppio, triplo, quadruplo. Poi martello. Martello è bello, mi piace. Voto 10. Vabbè, 1, 2, 3. Tarta antica. Vabbè. E l'unico che mi mancava, Cavarex. Con questo io dovrei aver finito la collezione cartoon classica. Cioè mi mancano i gormiti del vulcano, quelli che valgono da morire. Aspetta un attimo. Aver terminato la cartoon comune, che è quella più facile da terminare, però vabbè. È relativamente un buon traguardo. Va bene. L'ultimo sacchetto della cartoon è questo qua. Ci sono i dorati della cartoon e un argentato a parte. Ho tutti gli esclusivi di quella. Questi avevano la collezione completa della cartoon praticamente. Quindi abbiamo Mimeticus, Schienacciaio, Cavarex e Falco Silente, dorati da pacchetto edicola. E poi Buco Nero, argentato da Isola di Gorm, serie cartoon e basta, sì. Sfortunatamente ce l'avevo già, però è una buona aggiunta alla collezione. Ora passiamo a cose un po' più croccanti, diciamo. Con la
serie Mythos. Oh, facciamo un passo indietro. E andiamo al Popolo della Terra Mythos. Così, è il primo che ho trovato. E qui abbiamo, vabbè. Tikotorg, Mythos, ce l'ho. Opale Nero, Mythos, che ho. Rocky il Superbo, Mythos, perché ovviamente ce l'ho. Il Sabis, il Tormentoso, non male, mi pare che ce l'ho. E poi Fossil Mythos. Oh, finalmente un pezzo buono. Questo è in esclusiva Magic Egg, mi pare. Se non erro, al massimo si trova con dei playset, ma brutto lui, guardalo quanto è brutto. Poi si rifà, poi si rifà. Lui mi mancava. Lo era solo in di terza, allora qui come si trovava? È un pezzo normale? Va bene, ok. Mi sono hypato per nulla allora, scusate, mi sono sbagliato, non è Magic Egg, ok? Però mi manca. Andiamo avanti con i gormiti Mythos. Popolo dell'aria. Allora. Bello, un Devil Phoenix con le ali non sfasciate. Questo mi gasa, questo mi gasa. Messo bene. Oh, finalmente. Bellissimo. Mistica Falena. L'unica. Inimitabile. Magufo. Bello lui. Lui mi mancava sicuramente. Dragon Mythos. Bello. Quanto è bello Dragon Mythos. Pure messo bene. Popolo della foresta. Questo sono un po' più triste ad aprirlo perché mi pare che ce l'ho tutto di quelli che stanno qui. Vabbè, ci abbiamo Grandalbero, Mythos, il socio qui, Mythos. Aspetta un attimo, fatemi fare una cosa così che Magitronco. So perché Magitronco mi pare che è quello più comune qua fra questi. Il socio qui. Batti quercia. E muschio antico. A me questi mi sembrano molto basici perché ce l'ho già tutti. E poi questo batti quercia c'ha la faccia che è completamente scolorita. Tutti voi, via. Passiamo all'ultimo popolo. L'ultimo popolo da Terry Mythos. Popolo della luce. C'è un infiltrato. Denarvalo. Però è l'unico del suo popolo da stare qui, quindi va bene lo stesso. È spiedito, no? Giusto. Vabbè, allora, qui abbiamo un sommo luminescente, messo relativamente bene. Due ciccioni. Obesi, proprio enormi, Solaris. Proprio fat shaming così, diretto. Un Prismagon. Grazie. Bello. Il socio qui, l'accecante guardiano. Due Comet, che non so perché mi mancava Comet, mi sa che l'ho persi. Bello però Comet Mythos. Sotto il piede hanno lo stesso numero, sono entrambi messi bene. Sul piede c'è a rilievo dei numeri, non so se... Non ci ho mai fatto caso a sta roba, quindi può essere che è normale. Però vedete, qui c'è un 2 e qui c'è un 1. Vabbè, infine ci abbiamo l'elettricante. E quindi con il popolo mito della luce abbiamo finito. Sì, ma io non mi spiego perché c'è un numero sul loro piede. Anche Narvalo ce l'ha. Boh. Ragazzi, se sapete cos'è quel numero, ditemelo perché mi confonde parecchio. Va bene, ragazzi, abbiamo finito con la Mythos. Sfortunatamente non c'era nessuno delle tenebre perché me ne mancano molti lì. Quindi passiamo alla Final Evolution, che è la Energei Atomic. Ci siamo già spoilerati il popolo della foresta, ma tanto chi se ne frega. Passiamo al popolo del mare. Va bene, allora, il popolo del mare Final Evolution, abbiamo due Poivrons. L'avevo già recuperato un Poivrons Final Evolution, quindi
posto. Sfortunatamente, Mantra è senza un braccio. Sono tristissimo perché mi mancava Mantra Final Evolution. Ma proprio tagliato di netto. La metto qui perché effettivamente non posso metterla nella collezione. Però abbiamo Medusa Antica. Final Evolution non esclusiva magazine. Che mi mancava. E Delos Final Evolution. Che mi mancava. 8 più 80 uguale Octopus, sì. Lui. Mi dispiace Mantra. Devo mettere qua. Waifu. Passiamo al popolo dell'aria. Questo dovrei averlo finito con sto sacchetto. Poi nel video finale metterò i gormiti che sono stati aggiunti. Metterò a schermo, magari tipo qui in alto. Metterò un rettangolino con segnati i gormiti che mi mancavano. E piano piano appare il check che l'ho trovati. Partiamo da, vabbè, ovviamente come al solito col Signore della Natura. Con Noctis, Final Evolution, messo in buone condizioni. Sti bambini torturavano soltanto alcuni dei loro gormiti, non tutti. Dico bambini perché la signora che me l'ha venduto era chiaramente la madre. Allora, ci abbiamo Aquila Solitaria, Final Evolution, che è bruttino. Devo dirlo. Ce l'abbiamo doppione, triplo, con rotto senza ali. Passiamo a Magica Vedetta. Final Evolution, con la sua versione senza gambe, proprio smontate. Vedete qua c'è il solco. Passiamo a Pungolo. Pungolo. Uno e due. Becco duro. Bello becco duro. Più o meno bello. Cioè è un po' di dinosauresco. Alos. Che dorme a fianco a te. E quello che mi mancava era... Non mi ricordo. Adesso guardo il nome. Severo Guardiano. Severo Guardiano. Becco d'acciaio, non becco... E me confondo. C'hanno la stessa roba, c'hanno. Quindi bene, questi qua... E tra-ta-ta-ta-ta. Tutti giù. Via. Via. La scatola non basterà. Questa scatola qui non basterà più per trattenere i doppioni. Terminiamo con il popolo del vulcano, dico vulcano, Final Evolution, perché li ha mischiati. E io non li so differenziare. Prima partiamo con quelli Nergeia, perché mi ero dimenticato di farli vedere. Allora abbiamo Malvagius, bello. Nanonio multiforme, che l'hanno reso grasso. Non ho ancora capito il perché. E Lavor. Io Lavor non ce l'avevo, quindi... Lavor era l'ultimo che mi mancava dal popolo della lava. Incredibile. Oh, eccoli qua. Ah. Allora, questi sono in decenti condizioni. Allora, cioè, vabbè, abbiamo un altro Lavion, che oramai non ci si fa niente con Lavion. Lavion Final Evolution è letteralmente il gormita più comune esistente. Oramai è diventato Final Evolution, come minimo. Markmion, vabbè. Allora, partiamo dal popolo della lava. Vediamo se mi ricordo bene chi era del popolo della lava e chi no. No, non lo voglio fare. Ma allora, Malvagius ci abbiamo. Final Evolution. Ci abbiamo... Sparafuoco. Final Evolution. Questi mi sembrano un po' tuzzi, non so. Ah, questo è sfasciato. Completamente trucidato, porino. Sparafuoco però ce l'abbiamo doppio, quindi per una volta non c'è mastodontico, non so perché c'è sempre mastodontico. Labor non c'è. Angelo infuocato non c'è, se c'è non ha le ali. Malvagio salvato dei sparafuoco. Non è multiforme e il popolo della lava abbiamo finito. Poi con il magma ci abbiamo Maglio infuocato, che abbiamo trovato triplo, a me mancava. Faccio vedere quello messo meglio. Che è lui. Bello. Mi mancava, aggiunto alla collezione. Questi, ci sono altre due copie. Una è andata. Non so cosa gli hanno fatto. L'hanno bollito, non lo so. L'altro in parte è comunque, cioè, è comunque un po' sbiadito. Di Arachno ce n'è solo uno. E rotto. Ovviamente. Per forza. Per forza.
ce l'avevo già, quindi non è un problema. Strappa pensieri, mi pare che l'avevo recuperato, ma non ne sono sicuro. Quindi, bello. Insecticus. Ed Insecticus ce ne abbiamo uno. Mi mancava Insecticus. Bello, 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 bello. Electricon. Ce ne abbiamo due di Electricon. Questo qua l'avevo recuperato, poi l'ho perso, poi l'ho rirecuperato, l'ho trovato. Preferito del magma, mio, oltre a Magmion, credo che sia... Guardiano Urlante. Almeno come era in serie 1. Poi come l'hanno rifatto, sì, credo, Strappa pensieri. Però in serie 1 sono un po' in dubbio fra Arachno e... Guardiano Urlante, scusa. Faccio vedere in tutto il suo splendore. Bello. E con questi ho finito il popolo del magma. Final Evolution. Io non vorrei che dopo questo unboxing mi ritrovo con tipo tre gormiti che mi mancano di tutta Final Evolution. Adesso vediamo. La possibilità c'è. Prima della parte croccante della Final Evolution c'è la parte non croccante ma rara. Cioè... Viene il Gaia Atomic. Non c'è Geos, quindi non posso fare la tripletta di Geos. Final Evolution. Eccolo qui. Partiamo da... Andiamo in ordine della lista lì. Touch Final Evolution. Bello, 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 bello. Furia cieca, Final Evolution. Gravitus, che mi mancava. Bello. Non c'è scava nascondigli, questo mi dispiace. Però ci abbiamo schienacciaio, che ce l'avevo. E Trematerra. Bello Trematerra, Final Evolution. Quindi del popolo della Terra, Final Evolution, adesso mi manca soltanto scava nascondigli. E con questo sì, abbiamo finito con la parte più noiosa della Final Evolution. Ora tocca alle parti croccanti. Oh. Allora. Vabbè, facciamo cadere Gravitus. Allora, passiamo a quello che ho già spoilerato. E cioè il popolo della foresta infuocata. Popolo della foresta infuocata, io ho un grande vantaggio, ma non sarebbe stato un problema. Adesso ve lo faccio sapere. Tanto cominciamo con il bellissimo Grandalbero Final Evolution. Oh, bello. E tutta la sua fierezza. Fantastico. Proseguiamo con... Magitronco. Final Evolution, che mi piace parecchio come l'hanno fatto Magitronco Final Evolution. Passiamo all'unico gormita che mi mancava di questo popolo ed è Paludis Final Evolution. Troncannone Final Evolution, che avevo già, però l'ho tenuto per ultimo perché questo sono sicuro è Magic Egg. Batti Quercia. Mamma mia. Sì, mi sono sbagliato, scusate, Batti Quercia, mi sono confuso. E niente, questi sono. E così dovrei aver finito la foresta infuocata. Sì, ho finito la foresta infuocata. Nice! No, ho sbagliato. Lui non so se tenerlo fuori da parte perché è rarino. Passiamo adesso al popolo della serie Final Evolution più controverso. Il popolo dei fossili. Che riguardandoli... Li trovo veramente belli. Lo devo dire, lo devo ammettere. Allora... Partiamo con l'ennesimo Devil Phoenix. Stavolta ne abbiamo soltanto una copia, però. Buono. Vabbè, Devil Phoenix si sa, ce l'hanno più o meno tutti. Dragon Final Evolution, bellissimo Dragon Final Evolution. Dragon, io quando ero piccolo lo odiavo perché si chiamava Dragon, però non mi piaceva il come era fatto. Cioè aveva la fronte, c'ha la fronte in qui, ecco, che mi faceva pensare a un carciofo. E quindi non mi piaceva, a me non piacciono i carciofi. Però, riguardandolo con gli occhi da adesso, mi piace più che il davanti, il retro. Cioè, la schiena, le ali con la base scheletrica, la spina dorsale che arriva fino alla coda. Pazzesco. Pazzesco. 1, 2, 3 e 4. Ci abbiamo adesso Magufo, che per qualche motivo è diventato una mosca. Completamente impazzuti nel farlo. Però vabbè, ci sta. Becco duro, che ha avuto un grandissimo power up ricevendo le braccia. Questo mi pare che mi mancasse più che altro perché quello che avevo è sfasciato. Becco duro c'è una roba bellissima, che sono le costole. Fra lato, cioè le costole visibili.
Madonna, oh, fantastica. E infine, ragazzi, questo è bello. Questo, anche questo, sono abbastanza sicuro che sia Magic Egg. Ok. E con loro ho finito il popolo dei fossili. Nice! Popolo del metallo. Bene, abbiamo un Armageddon. Bello con sta luce. Con il riflesso bluastro dei LED luminosi. Armageddon non ha 15 tutto al piede. Mi dispiace. Poi passiamo a Scorpion, che avevo già. Bello, però a me piace che le Kelle l'hanno fatte diventare delle trivelle. Potevano fare una roba tipo Scizor, ma a me piace la follia della Final Evolution che direttamente te fa: Armageddon, ti vedo diverso, mi sembri un cubo. E gli hanno dato le trivelle, cioè gli hanno tolto le Kelle che potevano tranquillamente fare di metallo. Gli hanno dato le trivelle. Va bene, va bene. Passiamo a Brugs. Final Evolution. Mi mancava. E Sentinel. È un po' rovinato questo, quindi se ne trovo un altro in futuro lo considererò buona come cosa, perché gli occhi qua sono tutti un po' sbiaditi. Bella la schiena, a me piace tanto la schiena dei gormiti del metallo. Guarda che roba. Bella, 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 bella. Comunque mi mancava. Anche se è un po' scolorito si può cambiare. Cioè, se è soltanto una scoloritura io la considero nessun problema, tanto. Passiamo al Popolo della Luna. Allora, partiamo subito con gli Obscurio. Ce ne sono tre. Ben tre Obscurio Final Evolution. Ho trovato due Spirito Nero e finalmente posso metterne uno nella collezione sopra. Perché finora ho sempre tenuto l'unico che avevo a parte per fare mozzarellone enormi pantagrueliche bocce. Adesso lo posso fare triplo. Aspetta, ce l'ho sempre pronto sotto mano. Combo da tre, tipo il drago occhi blu finale. Una cosa che mi piace tanto di questi Spirito Nero è che questo qua c'ha una sbaffatura molto divertente. Cioè che hanno messo qui, come vedete, sul puntino bianco. Sul puntino bianco è Glow in the Dark. Poi Spirito Nero è perfetto per fare le molestie, eh. È un mantello, entra ovunque. Andiamo con due Pantera Nera. Pantanera. Piangete quando dico quanto ho speso. Due Pantera Nera. Pantanera, come preferite. Buco Nero, Final Evolution, fighissimo. Fiero. Fiero. Mi piace che Buco Nero è molto astratto come personaggio. Facciamo prima Ombra Assassina, che mi mancava. E con lui, a fianco a lui, abbiamo Lunaris. Il terzo Magic Egg. E con questo Ombra Assassina ho finito il popolo della Luna. Nice! E siamo a tre Magic Egg. Adesso andiamo prima con il popolo del Sole. Allora, il Somma Luminescente Final Evolution, bellissimo capolavoro d'arte moderna. Con il 9 completamente sbaffato qui sotto. Poi ci abbiamo Solaris, Prismagon. Mi fa sempre strano pensare che questo è il Prismagon. Vabbè, comunque, terminiamo il popolo del sole con l'elettricante, che mi mancava, non dorato, mi pare. E qui non ho finito il popolo del sole perché mi manca Comet. Tipo, uno dei più belli di tutta la serie mi manca. Terminiamo con il popolo del diamante. Partiamo da Torg. Bello lui, bello. Guarda come flexa. A me fa tanto ridere il fatto che sono passati dal fare due antichi Torg che non stanno in piedi a fare il gormita più difficile da cappottare di tutti. Ci abbiamo un po' di Fossil Final Evolution. Fossil Final Evolution è uno dei più grandi glow up della serie Final Evolution, perché Fossil è davvero brutto normalmente. E guarda, c'ha pure il buco del suo stesso sedere con la lingua di fuori, bellissimo. Opale Nero, che mi dispiace tantissimo per sta roba che gli hanno fatto, poverino. Però è figo, relativamente figo. Poi ci abbiamo lì il più roccioso, doppio Final Evolution. E poi il quarto,
Il quarto Magic Egg. Il quarto Magic Egg. Del popolo del diamante. Ho finito. Con Sandis. E abbiamo finito quindi anche... Abbiamo finito sia l'unboxing che il popolo del diamante. Nice. Abbiamo trovato 4 Magic Egg Final Evolution. 4 su 7. Me ne mancano effettivamente 2, me ne mancano quello del metallo e quello del sole. Vabbè, un paio di pezzi dell'Eclisi Suprema che c'è poco. Abbiamo finito la collezione edicola della serie cartoon, della serie Mythos abbiamo qualche pezzo in più. Della Final Evolution, infine, si può dire che con questo unboxing me ne mancano 1, scava nascondigli. Manca scavando e scondigli, Mantra messa bene, Navus, Forgius, siamo a 3, 4 e Comet, 5. Mi mancano 5 gormiti per finire la Final Evolution. Date una stima in chat di quanto potrei aver speso. Per tutti questi gormiti, effettivamente... La tizia diceva sui 100. Sui 100. Non li ho contati, però mi paiono abbastanza sui 100. Fate senza prezzo di spedizione perché non l'ho pagata la spedizione. Ritiro a mano, ho speso 35 euro. Sono circa tipo 30 centesimi a gormita. Ho pagato questi Magic Egg 30 centesimi. È il motivo per cui ho fatto uno strappo alla regola. Cioè avevo detto non mi compro più gormiti con i soldi miei. E invece ho fatto il grosso errore perché... vi spiego più o meno com'è successo. Era un sabato mattina, stavo girando su Facebook e faccio la cosa più sbagliata che posso fare io, cioè andare su Facebook Marketplace. Cerco gormiti, cerco per la mia zona e trovo questo lotto. Erano tutti insacchettati. Guardo un po', spulcio un pochino con l'occhio, vedo Sandis Magic Egg. Faccio ok, basta, me lo compro.